Ostana, Valle Po, provincia di Cuneo, 1250 metri sul livello del mare, un paese di poco più di 80 abitanti ai piedi del Monviso, un borgo incastonato tra le montagne diventato laboratorio di architettura alpina. Dalla metà degli anni 80 i suoi abitanti hanno fatto una scommessa: riutilizzare il patrimonio architettonico come leva per la rinascita del paese, e lo hanno fatto seguendo linee guida che riprendono temi compositivi e soluzioni tecnologiche dell'architettura storica locale. Una scelta a basso impatto e in piena sintonia con l'ambiente, che nel 2016 ha fatto vincere a Ostana il premio Fare Paesaggio, riconoscimento nazionale che ogni 3 anni la provincia autonoma di Trento assegna i migliori progetti per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio alpino. Tutto è cominciato negli anni 80, quando noi emigrati da Torino, da piccoli con le nostre famiglie, non abbiamo mai perso però il legame con Ostana e ci siamo resi conto che il comune stava morendo. In primo momento l'emergenza era abitativa, quindi abbiamo lavorato per il recupero delle abitazioni in termini moderni, ma sempre legati alla tradizione, con le innovazioni necessarie. Beh, intanto il bello porta il bello, e quindi la gente ha detto: però non è male come sta venendo, come sono fatti gli interventi. E siccome la gente di Ostana è laboriosa, quindi andando con l'emigrazione hanno creato il loro tesoretto e ci tengono le abitazioni, e per motivi di tradizione, ma di affetto magari al papà, alla mamma, al paese comunque, alla comunità, ecco che un po' per volta abbiamo recuperato Ostana. Materiale che a Ostana non manca e che da sempre è utilizzato in edilizia è il legno. Oggi in Italia una nuova costruzione su 14 è realizzata in legno, un dato che conferma il ritrovato interesse per questo tipo di materiale, sempre più richiesto anche da chi vuole ristrutturare il proprio immobile, garantendo all'edificio sostenibilità e standard prestazionali. Il legname per costruzioni risponde a determinate caratteristiche fisiche, capaci di assicurare adeguati livelli di sicurezza. Oggi il legno rappresenta indubbiamente un materiale che, pur essendo tradizionale, ha delle caratteristiche completamente nuove, delle potenzialità molto forti. Noi non sfruttiamo in Italia le risorse forestali, a differenza degli altri paesi alpini europei, e la costruzione di filiere locali per l'utilizzo del legno, del legname appunto da opera nei boschi, può diventare un elemento fondamentale per 3 ragioni. Sviluppo locale, avere a disposizione questo nuovo materiale per le costruzioni e dare vita, terzo punto, a delle nuove architetture contemporanee caratterizzate da questo materiale che è al contempo storico ma anche fortemente contemporaneo. Leggerezza e resistenza meccanica rendono il legno adatto a realizzare anche interi edifici, anche in aree difficilmente accessibili come quelle montane. Inoltre, la natura del legno, che ben si coniuga con i principi della prefabbricazione, semplifica lo svolgimento dei lavori in cantiere, riducendo l'impiego di macchinari e accorciando i tempi di realizzazione dell'opera. Noi stiamo lavorando qui a Ostana ormai da parecchio tempo, cercando di recuperare un sacco di roba che naturalmente dovrebbe essere recuperata sempre. Ad esempio questi pezzi di legno che sono in rovere, che hanno almeno 150 anni, riusciamo a fare delle modifiche e portarli in qualche maniera a rivivere il nostro mondo, facendo dei tagli in particolare per poter montare una gradinata per un soppalco. E in qualche maniera questo materiale torna a rivivere. Anche qui abbiamo fatto un recupero del materiale antico, specialmente su questo tipo di scalinata che abbiamo recuperato delle assi che arrivano da un soppalco dei Marchetti, una frazione qui sotto di Ostana, che è fatta in rovere, tagliato a mano. Abbiamo assemblato tutte le assi e abbiamo recuperato questo tipo di gradinata che è particolare sull'ambiente che abbiamo attorno, ed era creato così
per eliminare l'umidità dalla parte bassa e dare leggerezza a tutto il resto. Costruire in legno garantisce dunque sostenibilità ambientale e buoni standard prestazionali. Il legno è una materia prima rinnovabile e, a differenza di altri materiali costruttivi, non rilascia CO2 nell'atmosfera ed è totalmente riciclabile alla fine del suo ciclo di vita. Tutte caratteristiche che lo hanno reso il materiale da costruzione più durevole della storia, in grado di accompagnare l'evoluzione tecnologica dell'uomo attraverso i secoli.